Signora, grazie. Lei lo sa qual è la differenza tra chiesa evangelica e cattolica? Aspetti, allora mi pare che l'evangelica non crede i santi. Non li adora, però. Non li adora, non c'è, ecco, sì. E poi c'è il pastore che può sposarsi. Secondo lei è giusto? Anche i preti dovrebbero sposarsi? Secondo me sì. Perché? Sì. Perché a parte quello che succede, potrebbe succedere comunque, però con il matrimonio potrebbe esserci un po' più di... potrebbero essere più sereni, non lo so, più pagati, okay, penso io. Grazie. Secondo lei i pastori... Non so neanche che è a chiesa questa normale, posso sapere. Ma secondo lei comunque i pastori si sposano della chiesa evangelica, i preti no, secondo lei? Beh, dovrebbero sposarsi? Secondo me potrebbero sposare, che ne so, chi lo proibisce, non lo so. Lei non frequenta... No, no, queste cose qui ne frequento. Io ho frequentato solo quando andavo a fare comunioni e basta. Sono passati un po' di anni. Mi sputi un rospo? No, no, non io non sputo, no, no. Non essere furioso se con gli altri ballo e rock. Conti, che sei la mia passione. Signora, mi sputi un rospo, qualcosa che le sta... La sanità. La sanità, perché purtroppo sono passata sulla pelle di mio marito. Mi ha dovuto pagare molto? Sì. Ho dovuto pagare perché in un ospedale pubblico non gli hanno fatto un esame e ho speso 900 euro all'11esimo. Levato da uno stipendio? Sì, da uno stipendio unico, buono reddito. Senta, adesso mi dica una cosa, secondo lei la chiesa evangelica, che ha il pastore che può sposarsi, la chiesa cattolica no. Secondo lei è giusto? No. Cioè, secondo lei il prete non deve sposarsi? Sì, sì, si deve sposare. Ah. È un essere umano, tanto lo fanno ugualmente. Lei ha mai frequentato una chiesa evangelica? No. La frequenterebbe? No. Perché? Perché le mie radici sono cattoliche. La trasmissione si chiama Sputa il rospo, se sei giovane hai qualche rospo da sputare. Sì, ce ne sono tanti, guarda. Uno importante. Uno importante? Sì. Che sicuramente in Italia non c'è più lavoro. Tu lavori? Precariato. Guarda, io ti dico, lavoro al ristorante, c'è un'attività che è difficile che riesci a ingranare, però certo non demordemo, il discorso è che sembra che andrà sempre peggio, va. Bisogna essere un po' positivi. Un'altra cosa, sicuro. La differenza tra la chiesa evangelica e il pastore che può sposarsi e la chiesa cattolica no. Secondo te è giusto? Il pastore che può sposarsi e la chiesa cattolica no. Secondo te è giusto? Ma, guardi, sinceramente non ci capisco tanto delle chiese, perché non è che sono tanto a favore del clero in generale, della chiesa come figura. Mo la differenza sinceramente non... Però secondo te un prete o comunque un pastore è giusto che si sposi? Abbia una famiglia? Guarda, secondo me sì, potrebbe essere pure una cosa interessante, perché alla fine il messaggio che uno manda, se è positivo è positivo, a prescindere se è sposato o meno, anzi magari uno con una famiglia può pure apprezzare di... Capisce più. Capisce pure di più, no? Secondo me sì, perché alla fine è una repressione pure, cioè, che ne so, un uomo è fatto pure per sa, che ne so, con una donna pure per ricrearsi, cioè, penso che sia normale, naturale, va?